Benvenuti su Calcio 360, il posto giusto per chi ama il calcio. L'Inter passa ad Oaktree, è finita per Zhang. Guai per l'Inter, il cui futuro appare molto nebuloso. Guardate il video per intero. E se anche voi siete stanchi di questa farsa, unitevi a noi. E prima di iniziare, vi invitiamo ad iscrivervi e attivare la campanella per sostenere questo canale e non perdervi i nostri prossimi video. Un piccolo gesto per voi, ma di grande importanza per noi. Grazie amanti del calcio! Grazie! La Fondazione Jade Identità Bianconera ha sollecitato il Collegio Sindacale di FC Internazionale Milano SPA a verificare la sussistenza delle condizioni per attivare misure contro la crisi aziendale. Il comunicato del 18 maggio 2024 da parte di FC Internazionale evidenzia una preoccupante situazione finanziaria. La Fondazione, già dal 5 aprile 2024, aveva esposto le problematiche finanziarie di Inter alla Procura federale e al Covisoc. Queste problematiche minacciano la continuità aziendale, un requisito fondamentale anche per le società di calcio. La Fondazione Jade Identità Bianconera insiste sulla necessità di adottare misure immediate per garantire la stabilità dell'Inter. Inoltre, ha informato nuovamente la Procura federale e il Covisoc per integrare i precedenti esposti. L'obiettivo è tutelare la regolarità delle competizioni sportive, mantenendo un ambiente di gioco equo e stabile. La Fondazione agisce nel superiore interesse pubblico, sottolineando l'importanza della trasparenza e del rispetto delle regole. La situazione dell'Inter sarà ora sotto esame, con possibili implicazioni significative per il futuro del club. Cosa ne pensate? Ci interessa la vostra opinione. Fatevi sentire! Se volete condividere la vostra opinione su questa questione spinosa, lasciate un mi piace e fatecelo sapere in un commento. Iscrivetevi e attivate la campanella per sostenere questo canale e non perdervi i nostri prossimi video. Un piccolo gesto per voi, ma di grande importanza per noi. Grazie, amanti del calcio. Grazie.